Siamo con il presidente dell'Ocri Mollica. Presidente, arriva un'altra vittoria, una partita assolutamente controllata. Forse l'unico problema di questa squadra è che manca di concretezza sotto porta. Buon pomeriggio. Sì, un'altra vittoria raggiunta, in modo secondo me esemplare. Poi in fondo è vero, c'è stato il risultato del 2-1, però è un risultato bugiardo. Ci doveva essere un'espulsione, l'arbitro si è confuso, ha fatto un errore madornale, c'era un rigore sacrosanto, abbiamo avuto tantissime azioni. In fondo è vero, come ha detto lei, alla fine c'è poca concretezza, anche se costruiamo molto, e alla fine il 2-1 ci sta anche stretto. Però l'importante è riportare il risultato a casa. I 3 punti, questo è fondamentale, ed essere sempre primi in classifica. Nelle ultime 2 partite in casa, appena subito il gol, si è subito rimesso il muso avanti, per citare Allegri, con andarsi a cercare e prendere un calcio di rigore netto anche quest'oggi. Questo significa che questa è una squadra che comunque mentalmente sta sul pezzo. Oggi ci sono stati dei risultati anche favorevoli. Quale potrebbe essere il crocevia fondamentale, posto che si deve stare con i piedi per terra sempre? Ma io, come parto dalla sua ultima affermazione, per quanto riguarda il crocevia non lo rivedo. Tutte le partite sono uguali. I primi in classifica siamo noi, quindi sono gli altri che devono fare le partite con noi. Noi facciamo il nostro percorso e domenica per domenica andiamo a raccogliere quello che riusciamo a seminare durante la settimana e durante la partita. Per quanto riguarda il resto, non cosa devo dire, niente. I ragazzi sono stati oggi veramente superlativi. Anche oggi, come ha detto lei, è vero, abbiamo avuto un 5 minuti di, non dico blackout, però di rilassamento. Probabilmente erano convinti che la partita ormai era segnata in quel senso. Però subito abbiamo subito il gol, come l'altra volta, prima azione, rigore, però sacrosanto, e quindi vuol dire che la squadra, come ha detto lei, effettivamente è sempre pronta ad attaccare e stare, come ha detto lei, sul pezzo. L'ultimo arrivo è stato Kama, che si è trovato subito a suo agio, come dimostrato dalle prestazioni, il gol all'esordio, anche oggi buona la prova del numero 90. Il mercato riaprirà ad inizio dicembre. Questa squadra, come dire, si è guadagnata il fatto di restare così com'è, oppure state dando un'occhiata al mercato? No, no, assolutamente. Intanto per quanto riguarda l'ultimo ragazzo che è arrivato, Kama, è stata una piacevolissima sorpresa. Noi lo seguivamo da qualche settimana e avevamo delle referenze positive. Effettivamente il ragazzo si è subito ambientato positivamente con tutti i compagni, a Reggio Med ha segnato, mercoledì in Coppa ha fatto un'ottima prestazione e oggi ha fatto un'altrettanta prestazione, poteva anche realizzare, comunque indipendentemente dal gol, comunque è stata un'ottima prestazione del ragazzo, è stata una piacevolissima sorpresa. Del mercato, ritengo che questa squadra difficilmente possa essere toccata. Sono la squadra, i ragazzi, perché poi alla fine ne abbiamo di due di squadre. Ritengo che è difficile trovare un posto per qualcun altro. I ragazzi sono esemplari. In ultimo volevo fare un ringraziamento al pubblico di Era Locri. questa l'ultima domanda, infatti, che volevo fare oggi. Il pubblico è tornato, o meglio, il pubblico c'è sempre stato, oggi è stato più massiccio ed è tornato a cantare. Sì, effettivamente sì, volevo fare un ringraziamento particolare ai ragazzi che dopo, diciamo, l'inizio, che stentavano a partecipare alle gioie della squadra, oggi effettivamente si sono scatenati e hanno incitato la squadra per tutti i 90 minuti. Questo, anche questo è Locri. Grazie Presidente. Grazie a voi, buon pomeriggio.